Allora, siamo con il sindaco, il padrone di casa praticamente, che ospiterà il ministro Lanzetta. Alcune domande sull'unione dei comuni, che ormai è 4 anni che è stato intrapreso questo iter, e a che punto siamo? Ma non ho bisogno di dire a che punto siamo. Allora, noi siamo stati, diciamo, i primi in Calabria, 5 anni fa addirittura, a costituire questa unione. Quindi in un certo modo anticipando quelle che poi sono stati da alcuni obblighi di legge, noi abbiamo visto oltre. Siamo arrivati oggi che dal 1 gennaio 2015 le funzioni, i comuni sotto i 5.000 abitanti devono trasferire tutte le funzioni alle unioni, se esistenti. Allora c'è un incessante tentativo oggi da parte dei comuni di associarsi. Noi già ce l'abbiamo e abbiamo le richieste per associarci con noi. Però qual è il problema? Perché abbiamo avuto questo incontro oggi, voluto fortemente da me, che ho contattato il ministro, che porterà dei tecnici oggi qua a vedere quelle che sono le criticità in questo processo di trasferimento di funzioni. Perché noi come Unione dei Comuni, qualcuno potrebbe sembrare che non sia partita l'Unione, ma è partita nei programmi e nei progetti che hanno un respiro comprensoriale. E quindi su questo possiamo dirci felici, e che abbiamo raggiunto gli obiettivi, però degli obiettivi importanti come il trasferimento di funzioni per sopperire a quelle che sono le necessità oggi di una nuova amministrazione, ecco, su quelli ci sono le criticità, noi le abbiamo vissute, le viviamo sul campo, e quindi vogliamo rendere noto questo tipo di criticità per vedere sia a livello nazionale e con la presenza del ministro, sia a livello regionale e con la presenza del Presidente del Consiglio a dare qualcosa. Un'altra domanda: il ministro è un ex sindaco, sì, quindi conosce perfettamente tutti i problemi che i comuni stanno attraversando, soprattutto i problemi finanziari che i comuni stanno attraversando in questo momento. Pensa che questa conoscenza in prima persona possa dare anche un input, uno sviluppo maggiore, o avere fiducia nella regioni e in questo progetto? Sicuramente il fatto che sia stata sindaco di Monasterace, fra altre cose, è un buon segno, cioè può dare una mano forte a questo processo di sviluppo. Quindi è una cosa che veramente va giudicata in maniera positiva. Forse è la volta buona per farci dare una mano su questo, insomma. Va bene, ringraziamo e attendiamo il ministro, che arriverà a momento. Allora, grazie. Eccoci con il presidente dell'Unione dei Comuni, il dottore Pietro Putame, sindaco di uno dei 5 comuni del comprensorio Montecontessa, precisamente del comune di San Pietro a Maida. Il presidente ha una funzione coordinatrice praticamente dei 5 comuni. Il lavoro che è stato fatto fino adesso, ormai sono 4 anni che è partito questo progetto, come presidente come sente e come vede il futuro di questi comuni, appunto sul lavoro già fatto e sulle prospettive appunto di coordinare un po' tutto il lavoro dei vari uffici? Ma in primis c'è da dire che, insomma, se non c'era una prospettiva di sviluppo dell'intero territorio non nasceva l'Unione dei Comuni nel 2010, quando la norma non imponeva l'associazione dei servizi. E oggi purtroppo la norma ti impone che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti bisogna associare i servizi e le funzioni fondamentali. Noi siamo partiti da un'idea, diciamo, rivoluzionare rispetto a quella che era la logica politica del passato, cioè la difesa a tutti i costi di quelle che erano le vecchie logiche di paesane, insomma, di il campanile, che insomma noi abbiamo superato brillantemente, e a questo va dato atto di una lungimiranza politica di tutte e 5, diciamo, le amministrazioni comunali che in questi anni si sono susseguiti nella gestione della cosa pubblica.
il presidente ha una funzione, voglio dire, di coordinamento di quelle che sono le attività amministrative, insomma, anche se c'è una gestione, questo bisogna dirlo ad alta voce, è una gestione collegiale da parte di tutti, con il coinvolgimento da parte anche di tutte le giunte dell'Unione dei Comuni. Quindi su questo, voglio dire, fino ad oggi non ci sono stati grossi problemi. Certo, con un dibattito abbastanza vivace, approfondito, su quelle che possono essere le posizioni le più variegate, però alla fine c'è il momento di sintesi che alla fine è la giusta risposta, voglio dire, a quelle che erano le perplessità iniziali, no? Che sarebbe questa unione dileguata dopo pochi mesi. Invece non è così, si sta rafforzando ancora di più i servizi avviati, come la differenziata, la raccolta porta a porta, l'approvazione di progetti che vedono il coinvolgimento di tutti e cinque i comuni, l'adesione a progetti di caratura europea. Quindi tu questo, voglio dire, è la riconferma che insomma c'è armonia, c'è concordia e c'è la volontà di perseguire su quelle che non sono solo le funzioni fondamentali, ma andare oltre, pensare a uno sviluppo del territorio che possa valorizzare ancora di più questo nostro comprensorio, che vede un comprensorio e un territorio omogeneo ma con delle potenzialità enormi sia dal punto di vista dello sviluppo economico, ma anche dal punto di vista della conoscenza e dell'arricchimento culturale che insiste sul nostro territorio. Basta dire che si passa nel giro di pochi chilometri dal mare di Curinga per arrivare alle montagne di Cortale e di Acurso, voglio dire, su questo con delle potenzialità culturali enormi. Abbiamo degli insediamenti che altri comuni non vantano. Ne citiamo qualcuno, per esempio le Terme Romane d'Acconia, che sono le uniche terme che insistono in tutto il meridione d'Italia. Abbiamo adesso in completamento, fra qualche giorno, la via dei Mulini e dei Trappiti a San Pietro a Maide, un percorso etnografico che darà lustro anche alla nostra storia, alle nostre tradizioni, in modo particolare di questo territorio. Abbiamo le cinque fontane di Cortale, abbiamo tante tante altre ricchezze, l'eremo di Santeria, i palazzi storici di Maida. Tutto questo dà uno spaccato di un territorio che è variegato, che oltre alla enogastronomia presenta dei siti culturali importanti. Di qui a qualche mese a San Pietro inaugureremo il museo di arte contemporanea ma anche del paleolitico, con dei reperti che erano buttati, ammassati, insomma non valorizzati adeguatamente e sconosciuti alla cittadinanza. Quindi questo dà il senso che ogni comune dà tutto quello che è la sua potenzialità a tutto il comprensorio, ma anche, io direi, a tutta la provincia e a tutta la Calabria. La visita del Ministro all'Unione dei Comuni è un momento fondamentale anche per la vita appunto dell'Unione dei Comuni. E, in un territorio, come già diceva, vasto sia dal punto di vista territoriale ma anche dal punto di vista abitativo, perché tutti e cinque i comuni vanno intorno ai 18.000 abitanti, quindi hanno un peso anche a livello regionale importante. Il Ministro, che per i rapporti regionali col Parlamento, quindi vedrà questa realtà e valuti per quello che è realmente, insomma, in Calabria, perché poi diventa Curinga, i cinque comuni diventano il secondo, terzo centro della provincia di Catanzaro. Indubbiamente noi ringraziamo il signor Ministro che ci dà questa opportunità anche di chiarimento e di approfondimento di alcuni aspetti che ancora sono in itinere per quanto riguarda la gestione amministrativa dell'Unione. E il discorso si racchiude in un fatto molto semplice. E noi cogliamo questa occasione che ci dà il Ministro con un dirigente nazionale del Dipartimento Affari Regionali del Ministero, che ci illustrerà stasera le opportunità dell'Unione dei Comuni per quanto riguarda i fondi europei 2015-2020. Perché uno dei problemi che emergono in questi ultimi mesi è quello della gestione diretta dei fondi, dei finanziamenti dell'Unione. Cioè la normativa che è stata in evoluzione negli ultimi mesi ha presentato delle lacune
perché è facile dire gestiamo in forma associata quando alla base mancano i finanziamenti, i fondi, cioè non è semplice. Allora stasera noi puntualizzeremo questi aspetti con il ministro, con il dirigente nazionale, ma in modo particolare con il prefetto, che fa la sua prima uscita qua all'Occuringa per l'Unione dei Comuni, dove noi lamentiamo la carenza di un interlocutore a vari livelli provinciali e regionali con cui discutere ed approfondire le tematiche che sono emerse, le difficoltà per alcuni versi di avviare da subito quelle che sono le funzioni essenziali, almeno una parte di questi, perché altri sono stati già messi in cantiere e quindi di qui a breve ne avremo il riscontro reale ed effettivo. Ringraziamo il Presidente dell'Unione dei Comuni di Montecontese, nonché Sindaco di San Pietro Maida, e andiamo... Allora, eccoci qua con la dottoressa Latella, prefetto di Catanzaro, da poco insediata nella nostra provincia, nel nostro territorio. Un'occasione importante questa di venire a Coringa, perché il Ministro Lanzetta parlerà appunto su, oltre che sui rapporti Regione-Stato, ma soprattutto sui rapporti Regione-Territorio e questo territorio in particolare, l'Unione dei Comuni. Diciamo. Lei che ne pensa appunto di questa Unione dei Comuni e di questo territorio che non so se conosce già? Beh, il territorio lo conosco come calabrese, più che come prefetto, però penso che questo sia un valore in più piuttosto... per quanto riguarda le unioni dei comuni, sono uno strumento che da un po', dal 2005 si tenta di introdurre nel sistema degli enti territoriali, perché soprattutto per i piccoli comuni l'unione dei comuni rappresenta uno strumento importantissimo per superare determinati deficit, che sono soprattutto deficit economico-finanziari, ma anche per unire le forze ed essere maggiormente propositivi e attivi sul territorio. Ora da ultimo la legge ha stabilito un'ultima scadenza al 31 dicembre e quindi i comuni sotto i 5.000 abitanti dovranno adeguarsi, obbligatoriamente quelli fino a 3.000 abitanti che facevano parte delle ex comunità montane. E questa unione dei comuni è in un certo senso rappresenta un antesignano, perché è stata la prima che si è consolidata in Calabria. Si è anche consolidata perché altre si sono costituite e poi si sono sciolte, perché spessissimo succede che per vari motivi poi si sciolgano, quindi non diventano operative. Questa è la caratteristica di essersi non solo costituita ma anche nel tempo consolidata ed è riuscita ad andare avanti. Qui in provincia di Catanzaro ce ne sono altre 4, speriamo che si possano incrementare, perché quasi tutti i comuni rientrano, sono al di sotto dei 5.000 abitanti. Su 80 comuni della provincia di Catanzaro 70 sono sotto i 5.000 abitanti. Anche perché l'Unione dei Comuni poi costituisce appunto un punto di forza anche nel fatto che un territorio si unisce e si uniscono anche tante persone, e quindi tanto avere dei finanziamenti, diciamo, con 2.000 persone, tanto avere un finanziamento con 20.000 persone, quindi già diverso. Credo che sia anche... sono sicuramente privilegiate, perché sono privilegiate anche per i fondi che devono provenire dall'Unione Europea, eccetera, possono dimostrare di avere hanno una forza maggiore, non c'è, è chiaro, più si è forti. Va bene, io la ringrazio, il ministro dovrebbe essere già arrivato sotto, la ringrazio e le grazie auguro lei, buon lavoro per questa altrettanto buon lavoro anche grazie. A voi. Allora, abbiamo il ministro Lanzetta a Coringa, ospite graditissimo, in un paese della Calabria, la Calabria è la sua terra, e oltre che essere la sua terra è stata anche amministratore di un centro calabrese, e quindi conosce perfettamente tutti i problemi legati al territorio, legati ai sindaci, all'amministrazione e via discorrendo. Questa sera è qua appunto per parlare e per discutere sull'Unione dei Comuni che si è costituita 4 anni fa a Coringa e che sta cercando di muovere
muovere non i primi passi, perché i primi passi sono stati fatti, ma di vedere come poter camminare a passo spedito con le proprie gambe. Il ministro cosa ci dice appunto, diciamo, di questo? Diciamo che nell'ambito della riorganizzazione delle autonomie locali e dei territori, con la variazione di quello che ha subito la provincia, che diventa ente di area vasta, quindi ha trasformato quello che è il suo essere, è indispensabile e necessario che i comuni si aggreghino e che formino unione dei comuni, anche perché si tratta tutti di comuni quasi al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi è nell'esercizio associato delle funzioni, nell'unione dei comuni, che si può intravedere quello che è il miglioramento dei servizi verso i cittadini. Ho parlato con il prefetto Cannizzaro e adesso con il prefetto Latella, chiedendole la sua presenza nei comuni qualora io fossi venuta a parlare proprio dell'utilità di incentivare l'unione dei comuni. Quindi ringrazio il sindaco Domenico Pallaria per avermi invitato e gli altri sindaci presenti, e il prefetto per essere a disposizione a supportare questa azione del ministero vicino ai territori. E infatti non sono venuta da sola, ma sono venuta con l'architetto Carmen Giannino, che supporterà i comuni e faciliterà i comuni verso l'unione qualora loro si scelgano, diciamo, consapevolmente, con caratteristiche sia di vicinanza, ma soprattutto consapevoli di voler fare un'unione dei comuni. È importante anche perché essere supportati sia dal ministero sia appunto da tecnici preparati può far aprire anche i tanti fondi europei che ci sono, che magari non si conoscono, eppure non si sanno adoperare, non si riesce a sfruttare. Penso che sia anche questo uno dei motivi di questa riunione. Io mi batto da sempre sull'aiuto alle unioni dei comuni, sull'aiuto tecnico alle unioni dei comuni. Infatti chi mi accompagna ha lavorato al CIPU, quindi è una persona che ha lavorato sui fondi coesione. Appunto siamo qua in modo tale che il ministero si apre ai territori per poter essere utili a superare tutte quelle diciamo lungaggini burocratiche ed arrivare prima ad utilizzare i fondi che servono per lo sviluppo del territorio. Un'ultima domanda, poi andiamo al convegno, perché già siamo un po' in ritardo, però non molto in ritardo, anzi abbastanza, siamo nei tempi. Parlavamo appunto di unione dei comuni, però ci sono dei progetti a livello nazionale delle macro regioni, quindi anche unione delle regioni. È un fatto simile, diciamo simile, perché unire le forze anche tra regioni vicine può comportare dei vantaggi notevoli, penso. Io credo che ci sono argomenti che non possono essere più trattati dalle singole regioni, considerando ognuno i propri confini. E infatti ho istituito una commissione che lavorerà nel Ministero delle Autonomie e degli Affari Regionali in forma gratuita, di professori universitari, di politologi, di geografi, di costituzionalisti, appunto per studiare quella che può essere un'aggregazione di regioni. In questa maniera sono persone che sono libere da condizionamenti. Io non ho voluto dare dove devono approdare, loro devono fornire la griglia su cui poi i politici si inseriscono per fornire dei progetti di legge, dei progetti di cambiamento, perché ci sono argomenti come ad esempio le risorse idriche, ci sono argomenti come la gestione dei rifiuti, come il trasporto pubblico locale, ma soprattutto la sanità, che non possono più essere gestite dalle regioni singolarmente. Un'ultima domanda e poi ce ne andiamo. Il problema, lei parlava appunto di regioni, noi siamo una regione del sud, la regione più a sud della penisola italiana. Forse è più difficile da noi gestire la regione, gestire anche l'amministrazione sia locale che regionale.
Lei proviene appunto da esperienze anche negative, non tutte positive, quindi è più difficile gestire qui da noi che altrove. A me non piace questa diversità. Io dico che la Regione Calabria ha problemi di... ha tantissimi problemi, però ai giovani laureati, agli amministratori competenti, a quelle forze sane della regione che possono interagire facendo rete tra di loro per dare una svolta completa e attesa dai cittadini perché questa regione si sviluppi con il concorso di tutti innanzitutto, ma soprattutto verso una via di crescita consapevole e sostenibile. La ringraziamo di questa breve intervista, è stata molto esaustiva, adesso andiamo a questo convegno. Grazie. Al ministro Lanzetta, all'architetto Giannini aspettiamo l'arrivo del presidente del Consiglio regionale Scalzo che ci ha telefonato che farà un po' di ritardo. Dunque, il motivo di questo incontro, noi come sapete è da 5 anni che i 5 sindaci qua presenti, manca Natale Mantea, ma dovrebbe arrivare, abbiamo costituito l'Unione dei Comuni. È la prima esperienza che è stata fatta nella Regione Calabria, quindi la prima unione costituita, siamo stati designati in questo, cercando di anticipare quelle che sono state le disposizioni di legge, gli obblighi di legge nel trasferire le funzioni dai comuni, dai singoli comuni all'Unione. Quindi questo è stato un motivo di vanto per noi. Siamo stati poi fortunati che nel corso di questi anni, di questi 5 anni, ci sono state delle successioni nei vari consigli comunali, siamo stati rieletti tutti e 5 e quindi si può continuare a fare un ragionamento comune. Quali erano i motivi per cui allora ci siamo costituiti in Unione? E premetto che Coringa, comune capofila, che non era obbligato per legge superiore ai 5.000 abitanti, quindi l'abbiamo fatto perché pensavamo di aggredire due problematiche. La prima problematica è quella della mancanza di risorse via negli anni, quindi era finito il periodo delle vacche grasse e quindi c'è l'esigenza di unire le risorse pubbliche, ma risorse pubbliche non solo in termini finanziari, anche in termini di risorse umane e di qualità dell'azione amministrativa. Poi c'è l'altra esigenza che è impossibile pensare a progetti di sviluppo a livello locale, è necessario lavorare in termini di comprensorio e l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto parecchie iniziative comuni a livello di sviluppo e di aggressione di alcune problematiche particolari. Abbiamo affrontato il problema della raccolta differenziata, abbiamo perlomeno proposto una soluzione per l'emergenza rifiuti come comprensorio collegandoci anche con Lamezia. Abbiamo praticamente aderito alla comunione dei comuni, non ho aderito come singolo comune di Coringa, cosa che ero obbligato quasi a fare nel Pisle Costa degli Olivi, quindi Coringa era assieme a Nocera, Palermo e Gizzeria, io ho voluto partecipare come unione, proprio per dare forza a questa cosa e siamo entrati con un progetto di ampio respiro. Abbiamo presentato a settembre di quest'anno un programma complessivo di housing sociale. Sempre. Quindi c'è stata questa attività che ha aggredito il problema della,
delle prospettive di comprensorio. Ci siamo un pochettino arenati su che cosa? Sul trasferimento delle funzioni, che è un obbligo di legge dal 1 gennaio del 2015 per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Quindi, cioè, non perché per incapacità, potrebbe anche pensare a questo, perché non siamo stati attenti a questo, ma perché secondo noi, secondo me, ci sono delle criticità da affrontare, e questo è stato il motivo per cui io ho chiesto l'intervento del ministro, che, come vedete, sindaco di ex sindaco di Monasterace, quindi ci conoscevamo da tempi da almeno 10 anni, e si sta interessando, è molto presente nella regione Calabria a sponsorizzare, tra virgolette, questo discorso dell'Unione, che dipende dal ministero suo. Allora, diciamo, cerchiamo di vedere come aggredire queste criticità e che cosa fare. Io una proposta la voglio fare, anche perché è una proposta che avevamo fatto al prefetto Cannizzaro, perché, come sapete, c'è una circolare anche ministeriale che obbligherebbe, uso il condizionale, i prefetti a commissariare i comuni previa diffida se non associano le funzioni. Allora, commissariare? Sì, no, commissariare, questo sinceramente. E allora dico, dov'è le criticità, dove sono? Io sostengo questo. Allora, i comuni, per esempio Guringa ha un segretario comunale che è in convenzione con un altro comune. La maggior parte dei segretari comunali nei nostri comuni sono convenzionati con altri, e non è più facile avviare un percorso amministrativo di fattura, non qualcosa di così leggero, il trasferimento di funzione, se non c'è una figura che sappia compensare tutte quelle che l'ordinamento giuridico amministrativo delle singole amministrazioni comunali che hanno degli ordinamenti diversi. Noi abbiamo il comune di Jacurso che è sotto i 1.000 abitanti, poi abbiamo il comune di Cortara che da 1.000 fino a 3.000 abitanti, San Pietro a Maira e Maira 5.000, fino a 5.000, Coringa sopra 5.000. Cioè, sono degli ordinamenti diversi. Noi abbiamo avuto problemi col patto di stabilità prima ancora dei comuni inferiori a 5.000 abitanti, e allora io ritengo, e l'ho detto in maniera forte, che ci deve essere una figura di coordinamento. Allora, perché non proporre a livello statale, ma anche a livello regionale, dove la legislazione in materia di unione dei comuni non c'è nulla, c'è nel 2011 la legge 43, poi c'è una delibera del 2012 che doveva addirittura, la proposta di legge era sul comma 2 della legge 43 regionale, era praticamente quello di considerare il comune di Appesa come comune a sé stante, una comunione, una cosa veramente che non sta in cielo in terra. E allora si potrebbe pensare, così come è avvenuto nel passato, anche a un periodo di start-up, con delle premialità, cioè per un anno dateci la possibilità, finanziate all'Unione dei Comuni un soggetto, un manager, no? Che sappia effettivamente traghettare questo percorso, perché secondo me questo è l'unico modo per poter aggredire la criticità, non ce ne stanno altri. Noi l'abbiamo tentato, però c'è effettivamente questa si deve dare questa possibilità, ecco. Cioè, quindi in un periodo per un anno, magari cercando anche un tempo preciso entro cui raggiungere degli obiettivi, se no i comuni stessi, i singoli comuni, possono essere penalizzati. Però avere una figura che sappia 24 ore al giorno,
diciamo, a tempo pieno si interessa di questo problema. E perché poi ci possa essere anche un contatto continuo con i tecnici del Ministero che accompagnano questa nuova figura. Io, giusto per dare, avrei preferito che ci fosse il consigliere Scalzo come Presidente del Consiglio regionale, quindi che avrebbe potuto implementare qualcosa. Mi limito a questo e lo ripetiamo, quindi magari Ministro, lo ripete lei in maniera puntuale e precisa. Do la parola al Presidente dell'Unione dei Comuni, il dottore Putana. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, anch'io mi associo ai saluti del collega sindaco di Coringa, Mimmo Panaria, all'onorevole ministro che è qui con noi, grazie veramente di cuore, un grazie particolare al prefetto di Catanzaro, al neo prefetto di Catanzaro, la dottoressa Latella, e un grazie ancora di più per quello che ci dirà stasera all'architetto Giannino per quanto riguarda quelli che sono i prossimi programmi comunitari 2014-2020 che possono interessare l'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni Montecontessa nasce il 2 dicembre del 2010, prima della nuova normativa che impone ai comuni fino a 5.000 abitanti della gestione associata dei servizi. Questa è nata da un'idea progettuale innovativa rispetto al passato, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono, ma anche per esercitare congiuntamente dei servizi e delle funzioni finalizzate all'efficienza a minori costi. Unione che è stata fin dall'inizio caratterizzata dalla convinzione politica di superamento dei vecchi schemi, di retaggi di salvaguardia politica paesana, e con la specificità peculiare di mantenimento dell'identità territoriale di ogni singolo comune associato. Comuni che hanno scelto di condividere le proprie risorse amministrative territoriali, puntando attraverso la gestione unitaria dei servizi e funzioni, quali per esempio il miglioramento della qualità della vita, ottimizzando l'erogazione dei servizi amministrativi, all'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, alla condivisione di risorse e dotazioni tecnologiche già disponibili, alla promozione dello sviluppo socio-economico integrato del territorio. Oggi il tema dell'associazionismo intercomunale e dell'unione dei comuni è di grande attualità, non solo perché la legge lo impone, ma perché a livello dei comuni, dei piccoli comuni, è l'unico modo concreto nel panorama europeo che determina un forte coinvolgimento dei soggetti operanti sul territorio attraverso il meccanismo della concertazione istituzionale, del partenariato e della programmazione condivisa in linea con la politica di sviluppo territoriale proposta dalla Comunità Europea. L'Unione consente inoltre ai piccoli comuni di diventare competitivi riducendo lo scarto con i comuni più grandi. Analisi e studi sulle città italiane hanno rilevato che la dimensione ottimale di un comune per fornire servizi in maniera efficiente, per curare al meglio lo sviluppo economico della propria comunità, è di circa, che va da 15.000 a 30.000 abitanti. Pertanto al processo dell'Unione deve seguire di fatto un'organica e controllata programmazione del territorio, ottimizzando le risorse a disposizione. Tutto questo, signor Ministro, è pesantemente condizionato dalla crescente scarsità e taglio delle risorse da parte dello Stato, e pertanto le ristrettezze economiche e finanziarie hanno portato negli anni quasi tutti i comuni, nessuno escluso, a contrarre debiti oltre soglia, assumendo obbligazioni fuori bilancio che naturalmente negli anni caricano di notevole responsabilità le amministrazioni. A questo va aggiunto la carenza di una disciplina legislativa specifica a livello regionale, finalizzata a favorire il processo di riorganizzazione dei servizi sovracomunali e le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni. Eppure la Costituzione dell'Unione è un processo sostenuto da incentivi statali,
statali. Basta leggere i regolamenti del decreto del Ministero dell'Interno, il numero 318 del 22 dicembre del 2000, e regionale anche, previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo numero 267 del 2000, anche se purtroppo occorre constatare che molte regioni ancora non hanno legiferato in tal senso, tra cui la nostra Calabria. Il problema vero è quello di capire come realizzare il finanziamento diretto delle unioni, come sottolineava il collega Pallaria prima, e su questo secondo me stasera noi dobbiamo approfondire questo tema che ci pone di fronte a diversi interrogativi. Ettore Iorio, che è un docente dell'Università della Calabria di diritto amministrativo, in un suo saggio approfondisce tutta la materia di aggregazione dei comuni e la individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, partendo dal decreto attuativo del federalismo fiscale, passando poi alla legge 122 del 2010, modificata recentemente dall'articolo 19 del decreto legge numero 95, convertito in legge numero 135 del 2012, evidenzia tutte quelle che sono le difficoltà dei comuni e delle unioni in particolare, proprio per finanziare direttamente quelle che sono le funzioni che la norma ci obbliga di svolgere in forma associata. Nel descrivere il protagonismo istituzionale del comune, l'ente pubblico, d'altra parte, è più prossimo ai cittadini il comune. Lo definisce Ettore Iorio il luogo più vicino dove far sentire la nostra voce, più organicamente coinvolto nell'offrire le soluzioni alle esigenze territoriali e in quanto tale destinato ad intercettarle naturalmente. Quindi il comune viene definito quale ente locale di prima ma anche di ultima istanza, spesso l'unica disponibile che ha il cittadino. Questo perché quasi sempre i cittadini sono sfiduciati da altri soggetti istituzionali da cui non hanno avuto risposte ai loro bisogni e alle loro necessità. Sulla base di tutto ciò, il comune ha assunto una funzione quasi tutoriale per garantire alcuni servizi, e mi riferisco in modo particolare all'assistenza e all'accompagnamento di quelli che sono i cittadini meno abbienti e in grave difficoltà. Detto questo, comunque, la scelta dell'Unione dei Comuni, la scelta che abbiamo fatta noi qua, l'Unione dei Comuni Monte Cotese, viene a noi considerata la soluzione migliore e più consona a quelli che sono i bisogni emergenti delle popolazioni amministrate, anche perché una larga fascia di piccole amministrazioni comunali non riuscirebbe a soddisfare tutto che è la miriade dei servizi nei loro comuni. Con l'attuale normativa l'Unione dei Comuni costituisce l'istituzione intercomunale dotata di una propria responsabilità giuridica, in quanto suffragata dai principi democratici assembleari, capace attraverso la gestione associata dei servizi, il core business della sua principale attività istituzionale, realizzare servizi e prestazioni essenziali apprezzabili con minori costi. Proprio per assicurare un efficace finanziamento vanno superate e chiarite alcuni aspetti gestionali delle funzioni fondamentali dei comuni. Il problema nell'immediato sarà quello di rendere compatibili le risorse destinate ai singoli comuni con quelle destinate all'Unione, secondo i criteri dei costi e dei fabbisogni che sono stati introdotti dalla legge, la legge numero 42 del 2009. Questo ci fa capire che non è un percorso facile da individuare, dal momento che quello previsto dal legislatore con il decreto legislativo numero 23 del 2011 non ne ha tenuto affatto conto di questo. A fronte di tale stato confusionale occorre quindi ricercare, secondo me, una soluzione che prioritariamente eviti il danno emergente che potrebbero avere le neonate unioni dei comuni, già corto delle risorse necessarie per l'esercizio delle relative funzioni. Occorre, secondo me, una norma di raccordo tra quello che è stato già fatto a livello del piano riocognitivo è già disciplinato dalla legge di riordino e di individuazione delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni, dalla semplificazione dell'ordinamento regionale degli enti locali per finire alla carta delle autonomie locali. Realmente manca questo interlocutore capace di affiancare l'azione amministrativa e di cambiamento culturale nella nuova gestione della cosa pubblica. Un tentativo in passato è stato avviato con la Fondazione FIRD, un progetto che è stato da noi sostenuto come unione perché era la prima unione che nasceva in Calabria
e quindi abbiamo dato tutto il supporto tecnico e amministrativo alla Fiat, però è fallito di fatto, proprio perché è mancato un raccordo a livello più alto. E qui mi rivolgo a Sua Eccellenza il Prefetto, che possa in questa fase essere di raccordo a tutte quelle che sono le attività che i vari comuni stanno portando avanti, perché non è solo l'Unione, ma anche l'Associazione delle Funzioni, che trova difficoltà in una complessità di comuni che è più variegata possibile all'interno della nostra provincia. Quindi noi, per quanto ci riguarda, pure tra mille difficoltà, abbiamo avviato dei servizi importanti, e lo voglio comunicare stasera al Ministro e al Prefetto, quale per esempio il funzionamento della Commissione Unica di Committenza, la CUC, che sta lavorando da diverso tempo, la raccolta differenziata porta a porta, che sta dando ottimi risultati, che è in forma associata tra i comuni di Curinga, San Pietramai e Giacurso, l'adesione al progetto CESPE dell'Accademia delle Imprese Europee, che lavora per la promozione del territorio, delle sue eccellenze e per valorizzare quelli che sono i nostri patrimoni culturali. Dicevo prima all'intervista che questo è un territorio variegato, che ha delle potenzialità enormi, non solo perché sono parole fatte, che si sentiamo spesso ripetere, mare e montagna, nel giro di pochi chilometri, ma ci sono delle ricchezze uniche che altri non hanno, che non possono vantare e che possono dare una ricaduta positiva a livello di sviluppo economico di questo territorio. Mi riferisco alle preziosità che abbiamo delle terme romane di Acconia, l'eremo di Santeria, la via dei Molini dei Trappiti a San Pietro a Maida, i palazzi nobiliari di Maida, il piccolo borgo di Acurso con le sue specificità enogastronomiche, le bellezze di Cortale, le fontane particolari che vengono richiamate nei libri di storia a Cortale, sono cose che magari noi sconosciamo, però è una ricchezza che può avere una ricaduta molto positiva non solo a livello culturale ma anche a livello economico. E dopo la convenzione che abbiamo fatto ultimamente con Calabria Etica per l'attuazione di sportelli in tutti i 5 comuni dell'Unione, finalizzati ai servizi di consulenza legale, di sostegno psicologico, assistenza sociale, colloqui e gruppi di ascolto, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, attivazione di promozione della famiglia nelle principali agenzie educative del territorio. E dopo ultimo, come citava pure prima il collega Pallarini, l'approvazione di 2 importanti progetti, uno che è già in fase conclusiva, che è quello dei progetti PISRI per lo sviluppo turistico locale, ma quello più, anche molto più importante, perché mette in evidenza quella che è la carenza che abbiamo noi a livello di recessione abitativa per alcune diciamo, categorie sociali, e l'approvazione di un progetto che supera i 2 milioni di euro per la realizzazione di un albergo sociale diffuso. Sono queste le cose che abbiamo messo in campo con tutte quelle difficoltà che noi abbiamo avuto in questo periodo. Ecco perché secondo me, certo, c'è molta, molta strada da fare, però io voglio tornare a sottolineare un aspetto importante, che sono le cose che ci hanno caratterizzato in questo periodo, non solo l'abbato che c'è tra di noi, tra le 5 amministrazioni, tra i 5 sindaci, tra le 5 giunte che c'è, superando quei retaggi di cui citavo prima, che non è una cosa di poco conto. Ognuno di noi difende il proprio territorio, difende la propria identità, ed è giusto che sia così, però superando quelli che sono gli steccati di natura politica, perché noi siamo 5 amministrazioni con delle colorazioni politiche variegate, quindi non è quello che ci divide, ma noi dobbiamo citare quello che ci accomuna, che ci lega, ed è quello che il bene che noi vogliamo a questo territorio, è la finalità che vogliamo per questo territorio, che si sviluppa ancora di più, che crea occupazione, che crea ricchezza per tutto il territorio. Ecco perché vogliamo e ci impegniamo per valorizzarlo ancora di più. Ecco perché stasera a lei, signor Ministro, a lei, signor Prefetto, facciamo carico di quelle che sono le difficoltà che noi abbiamo in questa fase, anche se siamo contornati come amministrazione di validi collaboratori, di capiari all'altezza, di segretari che sono veramente, che vanno oltre il loro compito istituzionale, che ci stanno dando una grossa mano di aiuto nella fase di impostazione di quello che sarà un aspetto rivoluzionario. Io lo ripeto a Curinga, lo ripeto a San Pietro, lo dicono tutti quelli che mi incontrano, ormai la vecchia concezione dell'impiegato comunale di Curinga, di San Pietro, di Maio, di Acurso è superata, bisogna entrare in un'altra logica. Di qui a breve ci sarà un dipendente dell'Unione dei Comuni. Già in altre realtà si parla di fusione,
ed è già tanto difficoltoso fare le unioni, consideriamo le fusioni dei comuni, però intanto dobbiamo partire con questa idea che è innovativa, dobbiamo cambiare idea culturale nel modo di gestire la cosa pubblica. Ecco che mi rivolgo ai dipendenti comunali, agli operatori, ai professionisti che sono presenti, dobbiamo cambiare pelle, questo è la cosa che noi diciamo da tempo e che quindi insieme a noi, che noi il primo salto di qualità l'abbiamo fatto, superando quelle che erano le divisioni che c'erano tra i comuni, divisioni di natura politica. Oggi noi abbiamo un'opportunità, che siamo stati primi in Calabria, abbiamo una potenzialità enorme per poter continuare ad essere primi anche nella gestione delle funzioni e dei servizi, perché quello che abbiamo messo in campo è qualcosa che va oltre quella che è la piccola gestione di un piccolo comune. Io ringrazio tutti voi, ringrazio i presenti e voglio rinnovare i ringraziamenti al prefetto e al ministro. Grazie. Grazie presidente. Volevo dire tra l'altro che c'era che come unione dei comuni proprio siamo riusciti a farci rappresentare nel consiglio provinciale dal sindaco di Iacurso, quindi il sindaco di Iacurso e l'architetto De Vito, che per quella forma anche di elezione prevista, per, se non ci fosse stata a livello come unione dei comuni non saremmo stati rappresentati, questa è la verità, perché sarebbero stati solo rappresentati i comuni della Mezza e di Venezia per via di come effettivamente del peso di ogni comune. Io darei la parola all'architetto Giannino, così ci dà una mano su questo, pregandola poi, su questo prego il ministro, di mettere a disposizione qualcuno che ci dia una mano su questo. Grazie. Buonasera, io ho ascoltato con molto interesse gli interventi sia del sindaco Pallaria sia del presidente Putano. In realtà, al di là delle problematiche che voi avete, diciamo, in qualche modo individuato, però ho visto, cioè ho sentito comunque, come dire, una gran voglia, no, di rappresentare una situazione positiva, cioè in effetti, come giustamente avete sottolineato, voi siete stati i primi qui in Calabria a creare un'unione dei comuni, quindi siete stati veramente gli antesignani, siete stati bravi, bravissimi rispetto a tutti gli altri comuni. Quindi questa opportunità che voi avete colto, che siete riusciti a cogliere, dovete cercare di trasformarla poi in fatti concreti, in progetti proprio di sviluppo per il vostro territorio. E questo è un periodo molto cruciale, l'abbiamo visto, no? Lo sapete, insomma, perché ci troviamo in un momento in cui sta partendo la programmazione comunitaria 14-20 e quindi i comuni possono veramente candidarsi ad ottenere risorse, a promuovere, a realizzare progetti di sviluppo. Quello che però ci dice l'Europa è che i comuni da soli non hanno forza, non ce la possono fare, quindi dall'Unione Europea ci è venuto l'invito, che noi abbiamo tradotto dentro l'accordo di partenariato 14-20, a creare queste unioni di comuni. Quindi sono le unioni di comuni che sono quei soggetti strategici che possono candidarsi a ottenere le risorse della programmazione 14-20 e non solo le risorse, diciamo, dei fondi comunitari, ma anche le risorse nazionali, le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che sono tantissime e che tra qualche mese saranno anche queste programmate attraverso una delibera del CIPE. Come sapete, noi, diciamo, come Stato italiano abbiamo finalmente stato approvato appunto questo importante documento di programmazione, che è l'accordo di partenariato nell'ottobre del 2014, e quindi per tutte le regioni, compresa la regione Calabria, stanno predisponendo il programma operativo regionale, il POR, il nuovo programma 2014-2020, che contiene tutte le linee di sviluppo che la regione vuole attuare nel futuro, negli anni 14-20. E il programma, chiaramente in attuazione di quanto previsto nell'accordo di partenariato,
prevede linee di attività molto importanti che sicuramente l'Unione dei Comuni può accogliere. Per esempio prevede diciamo, il finanziamento di progetti nel settore del turismo, nel settore della mobilità sostenibile, nel settore dell'idrico, no? Dove voi avete, ci avete adesso raccontato, avete già accumulato esperienza, perché voi avete già, io ho visto sul vostro sito, perché quando noi abbiamo saputo che dovevamo venire qui, io ho visto con piacere che c'è un sito comunque della Unione dei Comuni e sul sito ci sono dei documenti importanti, delle delibere che sono state diciamo prese, fatte, che testimoniano della gestione integrata di alcuni servizi che voi state già attuando. Quindi questo è già un fatto molto positivo rispetto ad altri comuni che invece ancora devono, diciamo, devono cominciare ancora, no, a mettere in atto tutte le procedure per unirsi e per realizzare questa gestione. Il programma operativo 2014-2020, diciamo noi, ma continuando col 2013-2017 abbiamo già proposto in base a quelle che sono le risorse che abbiamo. Io, ecco, volevo un attimino, se c'è ancora la possibilità, magari ne parliamo pure in regione, che ci sia una specifica azione per le governance di queste unioni. È stato fatto nel 2006, erano previste sia a livello nazionale che a livello regionale le governance, per esempio per gli ATO, per il servizio idrico. C'è una misura specifica, la 1-2A mi pare, no? Che dava per quel periodo di start-up che possa consentire di andare. Quindi su questo io insisterei, perché è vero che l'Unione è quella che dà la possibilità, e noi l'abbiamo già sperimentato con i PIS, i programmi integrati di sviluppo, quindi ci siamo già come idee e come tutto. Però è importante che questa Unione ragioni in maniera forte dal punto di vista amministrativo, e dal punto di vista amministrativo cioè il localismo è superato, non ci sono problemi, però bisogna diciamo impostare un'azione efficace dal punto di vista amministrativo, quello è importante, e quello purtroppo manca, perché poi a livello di singoli comuni siamo obbligati nella piccola quotidianità, ecco. Quindi vediamo se c'è la possibilità, Ministro, che ci possa essere effettivamente un'azione specifica, non costerebbe molto, cioè proprio di aiuto ai comuni per il management, cioè, perché questo è importante. E io ora darò la parola al prefetto Latella, che ringrazio perché è capitato pure. Che ringrazio perché è il primo comune che ho visto, no? Quindi ci siamo, forse è stato perché ci siamo sentiti allora quando è stata nominata, che ci conoscevamo pure da prima. Quindi, e allora è il primo comune, provvederò io magari con Gianni Speranza a calmarlo un attimino, perché gli avevo promesso che ero il primo a visitare. Grazie. Grazie Sindaco. Ci permettiamo di scherzare perché ci conosciamo da un po' di tempo. Devo dire che sono contenta di essere venuta qui stasera. Ho colto l'occasione per incontrare il Ministro Lanzetta, che conosco da parecchio tempo, essendo lei stata Sindaco di Monasterace e io capogabinetto e vicario alla Prefettura di Reggio Calabria. Poi il sindaco, venire qui dal sindaco Pallaria e poi incontrerei tutti voi. Non è facile incontrare 5 comuni in una volta nelle nostre realtà che sono estremamente frammentate e divise, diciamocelo, perché poi il nostro problema di calabrese è soprattutto questo, mi permetto di dirlo perché sono calabrese. Il problema delle unioni dei comuni è sicuramente uno dei temi fondamentali che in questo momento abbiamo. Io sono venuta qui anche perché la prefettura di Catanzaro in questi anni, giustamente con i colleghi che mi hanno preceduto, ha fatto un lavoro notevolissimo incontrando anche i segretari comunali, incontrando i sindaci, e per stimolare in una provincia che
su 80 comuni ne ha ben 69 sono comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi è un'altissima percentuale. Quindi la provincia di Catanzaro, in un certo senso, è una di quelle province che può essere può fare da traino, cominciando appunto da questa unione dei comuni, che è la prima che si è formata in Calabria. La prefettura già in precedenti circolari ha offerto una collaborazione che è una collaborazione tecnica. Noi, vi devo essere sinceri, abbiamo ricevuto le circolari per diffidare, ma con cautela, diffidare con cautela, cioè nel senso con molta diciamo nonchalance, con molta calma, i comuni inadempienti e poi arrivare eventualmente alla nomina di un commissario ad acta. Ma è chiaro che da tutti questi passaggi io non l'ho mandata ancora alla circolare, per un fatto molto semplice, che intanto spero che ci sia una proroga, che sia così come è previsto da più parti, e che questo ulteriore periodo di tempo, perché è dal 2006 che si lavora alle unioni dei comuni, non da oggi, che questo ulteriore periodo di tempo faccia maturare ulteriormente tutte quelle possibilità sia sotto gli aspetti diciamo delle opportunità che le unioni dei comuni, come ha detto l'architetto Giannino, danno, perché ormai il concetto dappertutto è quello dell'area vasta, cioè di non andare a frammentare i fondi pochi che ci sono, ma di renderli, di razionalizzarli sul territorio e di renderli in questo modo fruibili da più contesti territoriali, che sono fra di loro collegati e che hanno un senso e una forza solo se si mettono insieme. Diciamo che i problemi sono sicuramente dei problemi pratici, perché determinati paletti che in un certo senso rendono più facile la vita, anche perché siamo abituati a fare sempre così, da sempre così. Ora, l'idea del sindaco credo che sia quello di un tutor, in un certo senso, che accompagni questo percorso, da quello che ho intuito. Ed è sicuramente un fatto perché il segretario comunale, semmai il funzionario del comune, è preso dai problemi della quotidianità, che sono già molti, perché sappiamo che i comuni, essendo il primo baluardo sul territorio, il primo braccio dello Stato sul territorio, naturalmente sono quelli che giornalmente combattono con carenze di risorse, carenze di personale e mille richieste di tutti i tipi, perché poi sono gravati da competenze infinite, lo sappiamo. Quindi è chiaro che loro avrebbero bisogno di questa sorta di accompagnamento. Probabilmente, non so se questo è possibile, con i nuovi fondi, con la nuova programmazione, prevedere una forma di questo genere. Cioè, nel momento in cui si accede ai fondi, prevedere anche una forma di management che accompagni i comuni nell'utilizzo di questi fondi, cioè, soprattutto le unioni dei comuni, cioè prevederlo all'interno degli stessi progetti comunitari, prevedere una figura che aiuti le unioni dei comuni, che quindi sono in un certo senso gli interlocutori privilegiati in atto dell'Unione Europea, per vedere anche la possibilità di avere una sorta di aiuto di gente esperta che possa aiutare. Ma ripeto, il primo problema è un problema di natura proprio di superare certi paletti che abbiamo noi nella nostra mente, andare verso forme associative, superare i campanilismi, superare i confini che sono soprattutto confini mentali. Io dico una cosa, certe volte faccio il ragionamento, noi lo sapete, come prefetti trattiamo molto con le forze di polizia il problema della criminalità organizzata. Come avete ben visto, la criminalità organizzata non ha confini, supera le province, è un mondo che si espande tranquillamente. Ecco, allora cerchiamo anche noi di superare i vari confini per creare invece un mondo in positivo, diamo un'immagine nuova di questa Calabria. Nella provincia di Catanzaro le unioni, le delibere in atto ci presentano ben 5 unioni dei comuni, cioè siamo arrivati alla Costituzione quantomeno con atti formali, perché molti nascono dalle vecchie comunità montane e i comuni interessati ormai sono circa una ventina. Quindi c'è questo
sforzo di andare avanti, è uno sforzo che va coadiuvato. Quindi per quanto riguarda la prefettura, vi assicuro la massima disponibilità al signor Ministro e al signor Sindaco, massima disponibilità, massima apertura per tutto quello che possiamo fare per dare una mano a questo territorio. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Voleva intervenire il segretario comunale di San Pietro a Maira. Prego. Allora, buonasera a tutti. Io mi riallaccio ai problemi pratici che sono stati evidenziati dal sindaco Pallaria, dal presidente dell'Unione, fatti propri poi anche dalla Sua Eccellenza il prefetto. Sì, in primis le difficoltà sono il superamento dei campanilismi, no? Da parte degli organi politici. Questo sicuramente è la prima cosa che bisogna superare, proprio perché l'unione non è la fusione dove i comuni perdono la propria identità, ma è una nuova forma di gestire i servizi in forma associata per conseguire risparmi economici prima di tutto, in linea anche con quelli che sono gli indirizzi del legislatore, efficienza, efficacia e soprattutto a livello sovracomunale, quindi con un impatto maggiore su una vasta gamma di utenti. Però io come tecnico, siccome sto vivendo questa esperienza dal 2010, da quando mi sono insediata come segretario nel comune di San Pietro a Maira, io vivo in primo luogo i problemi di carattere tecnico. Non è tanto quello che si chiede un tutor o un esperto nelle singole, nei singoli procedimenti, un esperto nelle singole materie che l'Unione va a trattare. La nostra difficoltà, credo che i colleghi qui presenti siano d'accordo con me, la nostra difficoltà è quella di poter conciliare, almeno in questi anni così è stato, il nostro compito di segretari titolari di segreterie convenzionate con comuni fuori dal bacino dell'Unione, con i problemi che la nascita di un'Unione comporta, perché l'Unione, è bene che si deve evidenziare, è una nuova entità, un nuovo ente che deve essere messo, deve essere portato, accompagnato dalle prime cose che la stipula dell'atto costitutivo, alcuni magari si pensa, abbiamo fatto l'unione, abbiamo stipulato l'atto costitutivo, è fatta l'unione. No, quello è semplicemente il primo punto. Di tematiche, perché si sta e di interpretazioni, perché da una parte si parla di unione dei comuni, quasi come se fosse, perdonate, una seconda comunità montana, perché stiamo parlando anche di organi politici, di un presidente, eccetera, eccetera. Dall'altro, quello che invece la normativa sta cercando di mettere in evidenza non è tanto questo aspetto, quanto piuttosto le funzioni che vengono unificate. E qui il discorso è diverso, mi perdoni, ma chi ha detto Giannino poi sarà ancora più precisa di me. Lo si può fare a prescindere perché è un fatto soprattutto di burocratico, di accorpare determinati servizi. Non confondiamo i due livelli, perché altrimenti qui creiamo ulteriori sovrastrutture, un appesantimento della situazione, non un alleggerimento, perché la legge dice, vuole portare al contrario, ha obiettivi al contrario, ci vuole semplificare, vuole accorpare per semplificare e diminuire i costi, non moltiplicare i costi. Qui stiamo parlando soprattutto di mettere insieme delle funzioni, non dobbiamo creare ulteriori enti. Sì, l'unione dei comuni, qua stiamo parlando poi associare le funzioni, perché quel punto, quando noi andiamo a guardare ai fondi comunitari,
E poi quello che vale non è tanto la costituzione dell'unione dei comuni sotto l'aspetto formale con gli nuovi organi, vale l'associazione delle funzioni e dei progetti che si riescono a fare sulle funzioni, perché altrimenti se no creiamo... Cioè, quello che conta è il bacino di riferimento, nel senso che se viene proposto un progetto che ha a che fare con la raccolta differenziata, non è che deve essere creato un ufficio della Unione che si occupa della raccolta differenziata, non si crea formalmente, nel senso che si individuano tra le persone che lavorano nei 5 comuni quali sono i colleghi, le persone che si occuperanno di realizzare questa gestione integrata. Si può trovare un coordinamento, cioè per ogni settore che si gestisce in modo integrato ci sarà un coordinatore che una volta è di un comune, per un altro servizio integrato è di un altro comune e che coordina le attività dei dipendenti che già esercitano quella funzione nel comune. Cioè noi non dobbiamo creare l'ufficio della Unione dei Comuni che si occupa di questo. Poi un conto è il discorso del manager, cioè della persona di cui si parla, di cui avete, almeno il sindaco diceva, come persona che in qualche modo al di sopra, no, delle parti riesce a organizzare, riesce a gestire in modo manageriale l'attività della Unione dei Comuni, ma è questa lo spirito della legge, è questa: non dobbiamo creare sovrapposizioni, non dobbiamo creare sovrastrutture a quelle che già ci sono, noi dobbiamo semplificare. E questo Non penso che la dottoressa Cefalà abbia detto qualcosa di... io sono tipo pratico, cioè non riesco, è inutile dire. Allora, qual è il problema? Il mio segretario comunale, Curing, è capofila. Il mio segretario comunale è in convenzione con un altro comune. Viene due giorni alla settimana qua a Curing, quindi ce l'ho in nero. Non è convenzionato con un altro comune dell'Unione, è convenzionato con il comune di Sovere Mannelli in modo particolare. E allora io come Curinga, come comune capofila, il segretario di Curinga potrebbe essere quella figura, no, che riesce a coordinare il tutto con le competenze, giustamente d'accordo pure con gli altri, però si deve dedicare a questo tipo di lavoro. Allora, io per esempio come Curinga l'ulteriore 50% non lo posso prendere come comune perché non ho la capacità a livello di costo del personale, quindi non posso portarmelo tutto al 100% qua a Curinga, in modo che si possa dedicare pure a tempo parziale al comune. Allora sarebbe opportuno o trovare una figura super partes, ecco, un manager che in questo momento si occupa a tempo pieno per l'Unione, oppure mi dà la possibilità, oppure mi si modifica la norma e mi si dice al segretario comunale per il 50% che non me lo posso accollare io come comune di Curinga perché non rispetterei i vincoli, viene sull'Unione, extra costi per i singoli comuni, cioè quel 50% viene per un anno pagato extra, quelle start-up che dico io, questo è importante, che non incida sui singoli bilanci delle singole amministrazioni comunali. Questo è il concetto, in modo che si possa avviare in un periodo di tempo, questo è quello che chiedo io, quello start-up, per dare la possibilità di un coordinamento che possa partire. Stiamo facendo degli esempi sul campo proprio, cioè le difficoltà che abbiamo sul campo. Poi è normale che come funziona, che non ci devono essere costi aggiuntivi, è normale che debba essere così. Però in questo momento a me serve una figura che non è possibile che si possa occupare per 22.
per quella determinata attività o progetto da portare avanti, ed è molto più semplice. Il problema è che noi stiamo parlando di unione dei comuni, questa è l'unione Monte Contassa. Non si crea qualcosa in più. La struttura all'interno dell'unione per portare avanti i servizi associati ci deve essere. Deve essere una struttura formata da competenze, perché ormai si lavora sulle competenze, ed è quello che io lamentavo. Noi segretari, allora, se la norma ci avesse consentito di poter fare una segreteria associata, un'unione con un comune, sarebbe stato molto più semplice, perché uno di noi, anziché andare a un comune fuori dal territorio del Monte Contessa, faccio la gestione e lavoro 2 giorni per il comune, 3 giorni per l'unione a tempo pieno. Allora portiamo avanti con un gruppo di lavoro l'impostazione proprio logistica, strutturale, organica proprio di questa nuova entità, perché è una nuova entità l'unione, diverso invece dalla gestione associata che è un altro discorso. Sì, appunto, sono due cose però diverse, perché l'unione è un'entità che posso dire. Sì, ma si può permettere che cosa? Sì. Non c'è la gestione associata. Però è cosa ben diversa dalla convenzione. Quindi qua i singoli comuni perdono la loro autonomia, perché c'è l'unione dei comuni, che è un ente a sé stante, che accentra su di sé l'esercizio associato della funzione. Questo comporta che i comuni, anche a livello di costo del personale, cioè qui ci sono dei vincoli di legge, lo sappiamo tutti, no? Patto di stabilità, costo del personale, che devono essere rispettati. È chiaro che se non c'è una agevolazione, una deroga, no, per le unioni dei comuni relativamente a questi vincoli, difficilmente poi si può ottimizzare la gestione associata. E quindi voglio dire, si può ragionare in termini di semplificazione se gli uffici dell'unione, che non sono quelli dei comuni aderenti, ma sono dell'ente unione. Dobbiamo sfatare questa dicotomia, cioè qui ci troviamo di fronte ad un ente terzo disciplinato dal testo unico, che è l'unione dei comuni, che quindi si doterà di un suo organico che sarà diversificato da quello dei comuni. Come non può avere un organico? Un organico mutuato dai comuni, chiaro. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, segretario di portale e lavoro in convenzione in un altro comune, che non è uno dei comuni dell'Unione, è fuori. Allora, cosa dire? Innanzitutto la grande lungimiranza che hanno avuto i sindaci dei 5 comuni già nel 2010 andare verso la scelta dell'Unione, perché i servizi benissimo si potevano gestire in convenzione, ex articolo 30 del 267. Lungimiranza che oggi è stata ben riposta e ripagata, in quanto, come ci diceva la dottoressa poc'anzi, l'architetto, nella programmazione 2014-2020 vediamo delle premialità rispetto agli enti che si sono aggregati. Io ho un'esperienza di comunità montana, per 14 anni ho fatto il segretario di una comunità montana, una delle migliori della Calabria, del Reventino, ecco, il ministro la ricorda. Allora lì davvero con la forza contrattuale che aveva un ente che aggregava 18 comuni nei progetti, nel PIR, era notevole, perché si riuscivano a mettere sul campo progetti validi che hanno sempre avuto, diciamo, un finanziamento con delle ricadute nelle aree interne positive. Qual è il rammarico, se facciamo anche una comparazione, un confronto con la legislazione, con il panorama nazionale? Che mentre le altre regioni hanno trasformato le comunità montane in unione di comuni montani, queste volte, la nostra regione, e mi spiace che non è presente tra noi ancora
Presidente del Consiglio, non ha legiferato in materia. Noi abbiamo la legge, la numero regionale, la numero 15 del 2006, che prevede tra le varie forme gestionali dei servizi comunali, tra le varie forme, l'associazione, l'unione dei comuni, ma senza contenuto, cioè non l'ha finanziata questa norma. Vediamo altre regioni, vediamo la Liguria, l'Emilia Romagna, altre regioni mi vengono in mente, dove hanno creato una struttura di accompagnamento anche dal punto di vista, e mi riferisco qui al problema tecnico, giuridico, di sostegno, perché noi altri segretari, con tutta la buona volontà, oggi che ci dice la legge? Inizialmente il legislatore nazionale aveva estromesso i segretari comunali da poter far parte dell'Unione. A fronte poi con la presa di posizione, le dimostranze varie, ci ha inserito il Presidente dell'Unione, cito a mente, a memoria, si avvale di uno dei segretari che compongono senza aumento di spesa. Ebbene, noi questo lo facciamo, ce ne facciamo carico. Avere un compito aggiuntivo con delle aspettative che hanno i sindaci, però ricade su noi altri senza, diciamo, nemmeno quello che è giusto, maggior lavoro, maggior compenso, no? Mi sembra una regola generale. C'è il senatore che voleva un attimino dire qualcosa, e stiamo prendendo un po' di tempo perché sta arrivando il Presidente del Consiglio regionale, quindi dopo il partito a Calanzara dovrebbe... Buonasera a tutti, intanto complimenti per questa bellissima iniziativa, ma volevo sfilarmi un po' da queste questioni, diciamo, che giustamente sono importantissime, ma volevo aprire un'altra cosina. Cioè, io rappresento un'associazione culturale a San Pietro a Maira, e quindi mi verrebbe da chiedere, cioè, l'unione dei comuni. Diciamo, non vorrei passare per romantico, no? Va bene tutto, i tecnicismi, i miglioramenti, tutto quanto, ma quale anima deve avere l'unione dei comuni? Qual è la filosofia che magari fa circolare tra i propri concittadini? Dove sarà l'unione dei comuni, che ne so, fra 5 anni, fra 10 anni? E se è vero che quest'area ha una grandissima vocazione turistica, come farla diventare una destinazione turistica? Allora è ovvio che magari forse i comuni, già pieni, no, del loro quotidiano, magari da soli non ce la fanno, magari ci vorrebbe un tutor, come diceva la dottoressa, magari ci vorrebbe un manager, magari ci vorrebbe uno city manager, come si chiama anche nell'ambito, diciamo, turistico. Però non soltanto per snellire il lavoro, ma magari, non lo so, trovare un team di lavoro, un team di qualificati che possono individuare le eccellenze del territorio e portare e immaginare già, diciamo, come sognatori, no? Dove porteremo l'unione dei comuni fra 5 anni, fra 10 anni? Quanti turisti riusciremo a far venire qui? Magari, ecco, questo, mettere in circolo anche questo tipo di domande, non solo magari il miglioramento. Diciamo... Lasciando da parte la questione tecnica, che è molto complicata, io penso che bisogna parlare prima di tutto di, lasciando da parte la questione dei costi, di unione sociale e culturale, lo diceva prima quello che mi ha preceduto, e questa forse è la cosa più importante, perché pure voi avete parlato prima di campanilismo, e se non si parte dalla questione sociale e culturale non penso che ci può essere un'unione. Però lo spirito della riforma, che mi manda un messaggio chiaro e mi dice solo per la riduzione dei costi, non va bene. Un'unione dei comuni deve parlare della qualità della vita, perché se io riduco i costi e la qualità della vita si peggiora, nel primo periodo ci sarà la riduzione, ma nel secondo periodo ci sarà l'aumento dei costi. Quindi il messaggio non può essere questo qua della riduzione dei costi, il messaggio deve essere che deve essere un'unione sociale, politica e culturale, prima cosa di tutto. E la riduzione è il problema delle riforme, che si fanno le riforme per ridurre i costi, le riforme si devono fare per maggiore qualità di vita, per una migliore qualità di vita. Queste sono le vere riforme. Io ricordo le riforme degli anni 60 che si facevano perché è migliorata la scuola, sono state tantissime riforme per migliorare la qualità della vita. Non si può parlare delle riforme per ridurre i costi. Io penso che
per ogni volta che c'è una riforma ci vuole una montagna di denaro per fare una riforma. No, questa è la mentalità che è la riduzione dei costi. Quindi penso che bisogna... Perché ho l'impressione che con l'unione dei comuni ogni comune possa perdere la sua identità. E mi spiego meglio. I vari comuni che si affacciano su questo istimo di Catanzaro hanno una loro cultura, hanno una loro tradizione. E queste tradizioni, secondo me, sono state sino ad oggi la forza trainante. E se noi guardiamo un po' il territorio, quando andiamo a esaminare i singoli comuni, vediamo che hanno delle potenzialità enormi, questo sì. Se io penso a Coringa, a Maida e a San Pietro e guardo il loro territorio, hanno non so quanto ettari di terreno ulivetato. A che cosa è servito negli anni passati questo terreno ulivetato? A dare una forza economica a questi comuni. Una forza economica che si è, come dire, deteriorata nel tempo. Sappiamo benissimo che questa forza trainante di questa economia rurale dall'ultimo intervento giustamente di questa cittadina e di altri cittadini si nota come è necessario cominciare a parlare proprio anche con i cittadini di questo tema. È proprio necessario, perché da una parte sicuramente è un problema giuridico, sicuramente noi ne siamo coscienti e stiamo affrontando questa novità con tante difficoltà, mentre voi veramente complimenti perché avete avviato il percorso prima e quindi lo avete veramente percorso già e avete già una certa esperienza e avete notato le difficoltà sia in termini giuridici che in termini proprio di costi e di efficienze, mentre in realtà io sono proprio d'accordo con i cittadini che questo è un momento anche particolare, che le riforme è vero che le scrivono, ma poi noi stessi, in particolar modo gli enti e noi sindaci, dobbiamo necessariamente coinvolgere. Salvatore Paone, consigliere dell'Unione di Mai. Buonasera a tutti, buonasera al Ministro, al Prefetto e a tutti i presenti. Mi scuso di essere arrivato in ritardo per la concomitante riunione dell'Assemblea del Partito Democratico Provinciale. Questa brevissima considerazione. L'Unione dei Comuni Monte Contessa rappresenta soprattutto per questa fascia di territorio un passo in avanti molto importante, quindi questo io ho avuto modo sempre di riconoscerlo ai sindaci che l'hanno portato avanti, anche agli altri consiglieri, perché si va a superare un campanilismo che in questo territorio è particolarmente forte e che però appunto siamo riusciti in qualche maniera, stiamo cercando di superare. Oggi c'era un'importante iniziativa che vedeva coinvolto il Partito Democratico a tutti i livelli nella nostra federazione, e quindi non potevo non essere presente in quella occasione. Intanto saluto tutti i presenti, oltre un saluto particolare al prefetto, per la quale da stamattina abbiamo fatto una lunga maratona che ci vede di nuovo ci si vede incontrare in questa sede, così come i sindaci, tutti gli amministratori di questo territorio e infine alla ministra, all'amica Maria Carmela Lazzetta, che ringrazio per essere sempre presente nelle occasioni importanti, ma dalle più importanti anche per me, di essere presente vicino, soprattutto vicino agli amministratori, vicino ai cittadini, vicino alle esigenze del territorio. Quindi oggi credo che questo sia uno dei temi importanti che abbiamo di fronte, quello di rendere le pubbliche amministrazioni, nel contenimento della spesa, di renderle efficienti. Diventa una pratica un po' difficile, cioè risparmio, contenimento della spesa. Il problema è che oggi non si può andare più con tagli lineari, bisogna razionalizzare in modo più intelligente. E voi, devo dire, nel 2010 con le Monte Contessa avete avviato un percorso virtuoso in questo territorio, un territorio a me molto caro, dove incontro spesso, molto spesso,
E in questo territorio tanti amici con cui abbiamo condiviso e condividiamo anche importanti battaglie di democrazia, battaglie politiche, battaglie di buone pratiche amministrative. Qui oggi siamo per far emergere un modello di buone pratiche amministrative. E uno, nel mio intervento di insediamento al Presidente del Consiglio regionale, uno dei punti che ho voluto da subito toccare, perché è un punto a me molto caro, è quello del rapporto con gli enti locali. Come voi sapete, nella precedente legislatura avevamo avviato un progetto di legge che io amo chiamare Regione Leggera, perché va nell'indirizzo di una riforma della nostra regione, una regione che deve essere una regione che programma, che legifera. Noi dobbiamo fare non tantissime leggi, soprattutto noi dobbiamo fare buone leggi. E allora quel progetto di legge che riprenderemo da subito va in questo indirizzo, cioè di una regione che non vuole fare la parte di controllore e controllato, ma vuole soprattutto fare un'attività programmatoria delegando agli enti locali anche con un potere sostitutivo in caso di inadempienza, con i poteri sostitutivi che gli sono. C'è emesso proprio una proposta fattiva da noi, che praticamente abbiamo vissuto questa esperienza in Unione e che vogliamo far tesoro di quello che abbiamo fatto, ma abbiamo anche evidenziato le criticità e proposto delle soluzioni. La parola al Ministro. Grazie per la ricchezza degli argomenti trattati, grazie per avermi invitato, grazie per questa unione di problemi tecnici e problemi di altro genere. Abbiamo parlato tantissime volte con il sindaco, con l'ingegnere Ballaria, di questa unione dei comuni. E nel frattempo noi come Ministero avevamo deciso che la nostra linea era di aprire il Ministero sui territori. Io sono diventata Ministro a febbraio 2014 e in aprile 2014 è stata approvata la legge 56, la legge del Rio, che riordina quelle che sono le funzioni, le competenze e le trasformazioni delle province e naturalmente norma alcuni aspetti delle autonomie locali, e mi è stato demandato l'attuazione di questa legge. Quindi abbiamo superato quello che era lo scoglio più importante, l'accordo con le varie parti, ANCI come associazione dei comuni, UPI come associazione delle province e la conferenza delle regioni, e dopo un'estate veramente molto laboriosa con contatti continui e un lavoro diplomatico e tecnico insieme, siamo arrivati ad un DPCM l'11 settembre che è stato approvato all'unanimità dalle varie parti, dai comuni, dalle province, dalle regioni e dai sindacati. Quindi praticamente si parte da quel DPCM per poter ragionare sull'attuazione e sapere di chi siano le competenze per ogni parte dell'attuazione della legge. Partiamo da quell'accordo e noi non ci risparmiamo dall'essere presente sui territori. Personalmente, dal punto di vista politico, a perorare l'attuazione, a parlare con i sindaci di quello che è il vantaggio politico dell'unione dei comuni. Subito dopo, laddove ci si chiede, sono presenti i tecnici del dipartimento per accompagnare i sindaci a formare l'unione dei comuni. E non pensiate che i problemi siano solo in Calabria, perché stiamo accompagnando unioni dei comuni in Calabria, in Puglia, nel Molise, e in Liguria e in Piemonte.
e soprattutto anche nella zona in Val d'Ossola, laddove ci sono quelle piccole province. Naturalmente chiariamo una cosa: la legge Delrio, l'attuazione riguarda solo per adesso le regioni a statuto ordinario, quindi solo 15 regioni, perché le regioni a statuto speciale hanno un loro regolamento e molte di quelle regioni stanno organizzando i loro regolamenti sulla falsariga di quella che è la legge Delrio. Anche in Sicilia siamo andati a Catania, abbiamo incontrato il sindaco Bianco e il sindaco di Palermo Orlando per un lavoro da farsi presso la regione siciliana di trasformazione della loro legge, che è di difficile attuazione, sul modello della legge Delrio. Laddove si creano delle leggi di tale importanza e di tale valenza che richiedano trasformazione del territorio, ci vuole un periodo e un lasso di tempo giusto per testare il valore della legge e magari produrre anche dei cambiamenti là dove sia necessario essere più aderenti ai bisogni del territorio. La Regione Emilia-Romagna ha organizzato la sua legge di trasformazione regionale nella passata amministrazione regionale, dandosi 2 anni di tempo. La vicepresidente di allora, Simonetta Salieri, parlava sempre con il Ministero e si è data delle varie fasi, di modo tale da poter variare quelle che erano le norme di quella regione e che fossero pienamente aderenti ai bisogni di quella regione, in modo tale da organizzare una legge work in progress da poter modificare in consiglio regionale quegli articoli che necessitavano di modifica laddove si, testando il territorio, ci fossero delle necessità. Quindi il mio pensiero è che l'attuazione della legge debba essere aderente ai territori e non debba nella maniera più assoluta essere calata dall'alto, ma bisogna lavorare con i territori e sui territori. Quindi la mia presenza oggi qui ha questa impostazione. Qui naturalmente siamo già a un passo avanti, cioè l'unione dei comuni di quest'area è stata già creata nel 2010. Ho capito che per essere veramente operativa c'è bisogno di un supporto e noi l'accompagneremo. Fra l'altro, per quanto riguarda il riordino alle leggi territoriali regionali, molte regioni non ne sono fornite e la Calabria non ne è fornita, ma la Calabria ha necessità adesso di essere supportata, di pensare ad altri bisogni e poi di pensare anche alla legge di riordino territoriale. Ma noi come Ministero abbiamo stipulato anche delle convenzioni con regioni molto piccole, proprio per fare degli esperimenti e accompagnare queste regioni nella redazione delle leggi. Abbiamo stipulato una convenzione con la Regione Umbria e una convenzione con la Regione Basilicata, perché sono regioni piccole, solo con 2 province e con 90 comuni in tutto. In Calabria siamo 400 comuni, in modo tale da testare e fare un laboratorio laddove sia più facile, più semplice e ci sia la consapevolezza di voler arrivare in tempi brevi ad una legge aderente al territorio. E parlo di questo con nell'orecchio più che le questioni tecniche, le questioni ambientali, culturali che sono rivelate dai vostri interventi, per cui io credo che ai sindaci, alla parte politica è demandata quell'ascolto del territorio indispensabile e necessario che si possa attuare con i mezzi che voi riterrete opportuni, riunioni, convegni, incontri, di tutti, utilizzo delle associazioni, utilizzo delle scuole, in modo tale da poter parlare con il territorio di come debba essere trasformato un servizio, perché effettivamente
l'Italia per il 60% nelle altre regioni e per il 70% a sud è costituita da piccoli comuni. Quindi per un governo centrale non ascoltare i piccoli comuni significherebbe non ascoltare l'Italia, e questo non può essere. In provincia di Catanzaro ci sono 80 comuni e 60 comuni sono al di sotto dei 5.000 abitanti, e la prima vera fusione dei comuni è quella di Lamezia. Tre comuni, come sapete, si sono fusi moltissimi anni fa senza perdere la propria specificità, dando vita ad una città di 60.000 abitanti che proprio in virtù di quella previsione, di quell'investimento sul futuro, oggi si può dire una città compiuta. Cosa significa l'unione dei comuni? Un investimento sul futuro. Io non ci credo alle revisioni di spesa, non ci credo ai risparmi, non mi sono approcciata alla legge con questo spirito. Io mi sono approcciata alla legge con lo spirito di chi oggi, tra le difficoltà enormi che ci sono, pensa che l'unione possa servire ai cittadini per un miglioramento dei servizi. E poi, a conti fatti, l'unione dei comuni nei primi 3 anni non produce risparmi, ma li produce più avanti. Quindi è un investimento per il futuro. E noi, così è dato dallo studio di altre unioni dei comuni che si sono organizzate. Alcune, noi siamo sul territorio sia laddove le unioni dei comuni stentano a formarsi, e sia pure in quei territori invece dove le unioni dei comuni lavorano da 13 anni, da 15 anni, e proprio per sentire dalle voci di quei sindaci quelle parti positive di questo esperimento e poterle trasferire agli altri che ne hanno bisogno. E molte di queste unioni dei comuni, con il referendum tra i cittadini, si sono trasformate in fusione dei comuni, quindi volontariamente. E parlo ad esempio del Val Samoggia, si chiama oggi, un'unione di 6 comuni in provincia di Bologna che vale 22.000 abitanti. Ma stamattina ero a Reggio Calabria con l'Ordine degli Architetti in sede di Consiglio regionale, e con noi c'era il consigliere regionale Nicola Irto a parlare, e il sindaco, la rappresentante del sindaco, perché oggi c'era l'anno giudiziario, quindi molti sindaci non erano disponibili ad essere presenti, ma hanno mandato i loro assessori a parlare della città metropolitana di Reggio Calabria, e quindi di possibilità di pensare insieme un'area di 550.000 abitanti dove bisogna reinventarsi le politiche sanitarie, le politiche di trasporto pubblico locale, l'assetto del territorio, il controllo del territorio e lo sviluppo, unendo le varie anime della provincia che sono diversissime tra di loro, dalla piana di Gioia Tauro a vocazione turistica, a vocazione anche industriale di piccole imprese, dal porto di Gioia Tauro che non è della provincia di Reggio Calabria ma appartiene a tutto il sud, perché dal porto di Gioia Tauro può trarne vantaggio tutto il sud, perché ha una vocazione diversa di Napoli e di Taranto e una locazione diversa rispetto a Napoli e Taranto, per cui lì si può ben pensare una zona economica speciale per il retroterra libero che ha, è già organizzato a ricevere delle imprese, alla zona ionica che invece ha tutt'altra vocazione. Quindi la città metropolitana di Reggio Calabria partirà nel 2016, e per i problemi che ben conoscete è utile questo periodo di lavoro. E abbiamo parlato degli statuti. Gli statuti le fanno le associazioni, i cittadini e i comuni. Cosa sono i sindaci se non i rappresentanti dei loro cittadini? E scrivere uno statuto, non copiare uno statuto già fatto. Scrivere uno statuto significa darsi la propria costituzione, significa darsi quelle che sono le direttrici entro cui poi
ci si muoverà per il proprio territorio, allora noi come Ministero siamo al vostro fianco con i tecnici che naturalmente, lo dico già al sindaco, non possono essere presenti 24 ore su 24 ore, ma che sono presenti il tempo necessario e utile per organizzare una buona unione di comuni e per poterla seguire. Parlo dell'unione dei comuni della Valle del Torbido, che si è costituita pochi mesi fa. Lì c'è stata una riunione politica tra i sindaci, una decisione forte, una riunione politica con il Ministero e poi i tecnici del nostro Dipartimento che scendono sul territorio per giornate di immersione totale in quelle che sono le necessità con i dirigenti comunali, con i segretari comunali. Perché è stato faticoso e difficile. Ringrazio quei sindaci perché l'hanno profondamente voluto, l'ingegnere Pallaria li conosce e l'hanno soprattutto condiviso con tutti i loro cittadini. E quelle erano realtà drammatiche perché un comune non necessariamente al di sotto di 5.000 abitanti, perché Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica valgono ognuno 7.500 abitanti, il comune di Marina di Gioiosa ha alle spalle un drammatico scioglimento per mafia con arresto e condanna del sindaco, quindi è una realtà molto molto difficile, eppure hanno trovato il coraggio, la condivisione dei cittadini di un vero cambiamento nella gestione culturale di quello che deve essere quel territorio, per condividere insieme azioni e direttrici di sviluppo. E l'esperienza di una polizia comunale insieme è un'esperienza veramente ottima, perché significa che non un vigile e mezzo, ma significa che 10, 11, 12 persone vengono messe insieme a favore di tutto il territorio e sappiamo bene quanta necessità abbiamo di controllo del territorio. Parlo di quelli che sono i servizi essenziali come la polizia urbana, parlo di quello che è la visione urbanistica dell'area, per non avere doppioni, perché non abbiamo più la necessità di avere doppioni, e se in uno dei paesi è collocato un polo scolastico e nell'altro paese è collocato il polo sportivo, l'importante poi che si agisca sui collegamenti, naturalmente, perché il cittadino i servizi li deve avere, li deve fruire, ma non è un contrapporsi l'uno con l'altro, naturalmente sempre salva quella che è l'identità di ogni singolo comune, che non viene meno nemmeno con le fusioni, perché naturalmente ogni comunità è salda sulla propria cultura, sulle proprie tradizioni, e qui intervengono i cittadini, la base, le associazioni per difendere quelle che sono le peculiarità culturali di quel luogo, storiche, artistiche di quel luogo. Quindi si continua in quel territorio anche con la nostra presenza a parlare di archeologia, a parlare di storia, a parlare soprattutto di turismo, perché è un'area che va dalla montagna al mare e quindi può ragionare insieme di quello che deve essere lo sviluppo turistico di quell'area, perché magari uno dei luoghi ha casa albergo, ha i B&B, ha gli alberghi, l'altro luogo ha invece quelle che sono diciamo quello che vedo nelle fotografie, quelle che sono i beni culturali e i beni artistici che mette a disposizione di tutto il territorio. E naturalmente le premialità ci sono, perché con le fusioni dei comuni c'è un allentamento di patto che vale 3 anni, con le unioni dei comuni quello che
cui bisogna arrivare è un allentamento di patto. Quindi di questo si sta ragionando con l'ANCI, di questo si sta ragionando nel nostro ministero, trovare quelle misure premiali che possono essere utilizzate da coloro che hanno la capacità di ragionare insieme, coloro che con l'unione dei comuni investono sul futuro, coloro che dimostrano in fondo di avere leadership, perché un'unione dei comuni dimostra a tutti gli altri di avere una sana leadership sul territorio. Soprattutto in questo momento di grandi trasformazioni, la legge del Rio non è una legge costituzionale, è una legge ordinaria, ma sapete bene che in Parlamento è in discussione la legge di trasformazione, la legge costituzionale e la trasformazione del titolo quinto. Il Senato sta per trasformarsi in Senato delle autonomie, quindi stiamo vivendo una fase costituente in cui tutti siamo gli attori chiamati con proposte a interagire per lo sviluppo dei territori. Sapete bene che ci sono i fondi coesione 14-20. Oggi dobbiamo essere capaci di intercettare programmi e progetti utili per lo sviluppo del territorio, per poter dare una risposta a quei giovani che vogliono restare a trovare lavoro nella loro area, nel loro posto, a casa loro, anche dopo essere andati all'estero, anche dopo essere andati fuori, perché ognuno deve essere libero di girare, deve essere libero di informarsi, libero di studiare e di scegliere o non di scegliere di tornare, perché credo che il bene principale sia la libertà di scelta. Ed è bellissimo pensare ad un nucleo di giovani che possono decidere di andare, ad un nucleo di giovani che possono decidere di andare e tornare, ad un nucleo di giovani che possa invece decidere di rimanere. E quindi il nostro, per rispondere all'appello dei sindaci, il nostro supporto tecnico è assicurato sul territorio in un giorno di lavoro con i dirigenti comunali e con i segretari che si sceglierà insieme, un giorno, due giorni, 10, quello che serva. Sia voi che veniate a Roma, sia i tecnici che vengono qui sul territorio per studiare insieme ai dirigenti comunali quelle che sono le necessità degli uffici e per dare un supporto. Verranno i tecnici del mio ministero e verranno i tecnici di Formez, perché Formez è dello Stato e di funzione pubblica ed è al vostro servizio, perché deve riqualificare, deve essere pronto a dare quella riqualificazione necessaria dei dirigenti comunali laddove voi lo chiediate. Quindi non un tutor, perché non ne avete bisogno, avete le vostre specificità e le vostre competenze che anzi vanno esaltate, ma diciamo un accompagnatore in quelle che sono le fasi più difficoltose della lettura e dell'attuazione della legge del Rio. Noi ci crediamo, e quindi ci crediamo solo se proseguiamo questo discorso insieme. Guardate, una delle più belle soddisfazioni è uno dei nostri alti funzionari che mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: in Molise con i sindaci tutto bene. Quindi vi dico che in ritardo di unione dei comuni c'è la Liguria, c'è il Piemonte, quindi non siamo noi particolari, è una fase di trasformazione che necessita del tempo dovuto. E infatti posso informare il signor prefetto che abbiamo proposto un emendamento che speriamo che sia accolto, di procrastinare al 31/12/2015 l'obbligo delle associazioni, ma per darci un impegno, non è una proroga ulteriore, ma per darci un impegno costante a che questo avvenga. E la mia proposta è che abbiamo scritto pure un emendamento che speriamo che sia accettato, che l'area vasta che si è fornita
quell'area vasta a cui la legge dà il compito di supporto per i comuni, perché in fondo la provincia o area vasta, come vogliamo chiamarla, l'area vasta ha due funzioni fondamentali onerose, sono quella delle scuole, quella delle strade e quella dell'ambiente connessa alle strade. Però è scritto nella legge e a maggior ragione lo deve diventare a servizio dei comuni, un ente di secondo livello a servizio dei comuni, dove siano allocate le stazioni uniche appaltanti di tutti i generi, dove siano allocate la possibilità di fare i concorsi per i comuni, dove siano allocate le competenze per dare supporto ai comuni. Grazie. Grazie. Grazie Ministro per questo appassionato intervento, giustamente. Una piccolissima aggiunta, noi ci siamo fatti dare dall'ex Ministro Barca tutto lo studio fatto in Calabria sulle aree interne, ha fatto uno studio eccellente, ha individuato 6 aree interne. Adesso trasferiremo questo studio fatto alla Regione Calabria perché possa decidere, conoscendo a fondo il territorio, quelle che saranno le prime aree interne a partire, perché naturalmente c'è una parte dei programmi che riguardano proprio le aree interne, quindi noi siamo costantemente a supporto delle autonomie locali. Grazie Ministro per questa ulteriore precisazione, che aspettiamo veramente, perché purtroppo tutta la programmazione 2014-2020 si basa su ferrovie e quindi esclude pure le strade, quindi è qualcosa di... Allora, sull'area interna è l'unica misura che può coinvolgere i comuni e quindi è pure le unioni. Allora, io ringrazio tutti quanti presenti, saluto doverosamente il prefetto ringraziandola, il ministro, il presidente Scalzo, tutti voi presenti per la partecipazione dalle 5:30, quindi cioè, l'architetto, vabbè, ma l'architetto è all'ultimo perché sarà la nostra accompagnatrice in questo ministro, l'ho già scelto come accompagnatrice, quindi non me la cambiate poi, l'ho già scelto come accompagnatrice in questo percorso. Ah sì, e sì, perché era un altro dipartimento prima di 5 anni fa. Ok, grazie di tutto, buonasera.